Inizia a respirarsi nella nostra città il clima elettorale. Il 28 ottobre, infatti, si dovrà eleggere il nuovo presidente della regione Sicilia e tutti i deputati dell'Assemblea. È evidente una sfiducia profonda nei confronti dei politici attualmente in carica, ma è altrettanto evidente la speranza di un cambiamento radicale che possa portare un miglioramento. A parlare sono proprio i nostri concittadini. Andrei a votare alle prossime elezioni regionali? Sì. Non ci vado, non ci vado, non ci avreste andato nessuno, non solo io, nessuno ci avreste andato a votare. Niente, niente da fare. Stiamo studiando. Certo. Sì. Se c'è qualcuno che fa del bene, sì. No, io non andrò a votare. No, neanche io. Io sì. Sì. Si spera, si pensa di sì. 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 Avete già qualche nome in mente oppure siete No, i confusi? nomi no, mi interessano i contesti. Sì, ho le idee chiare in questo. Ancora no. No, perché appunto non sappiamo Dobbiamo di leggerli. programmi ancora. Sì. Assolutamente sì, decisamente sì. No, sinceramente no. Nemmeno io. È al corrente che nelle liste ci sono molte persone indagate o addirittura già condannate? Appunto per questo il marcio deve uscire fuori e rinvigorire il sistema politico. Non voglio essere recidivo nel dirlo, però far entrare anche i giovani in politica, ecco. Non è che mi interessa questo, le persone sono un conto, sono i sistemi che inducono le persone a delinquere, quindi non è un problema di persone. Che domanda un po' a quel panzone là che si è fregato tutti i soldi? A quel panzone che si è fregato tutti i soldi, quello che ride sempre, si è fregato tutti i soldi. Ora lo mandano in pensione a 50 anni, lo mandano e ci danno 4.000 euro al mese. Io che ho navigato per 40 anni, con la famiglia lontano, mia moglie ha cresciuto tre figli, perché io non c'ero mai. E mia moglie ha portato avanti tre figli, portava avanti anche la casa e tutto. Beh, questi sono giudizi che tante persone hanno, ma non possono fare tutta un elmo, un fascio. Dire. Ci sono persone che, come dei ragazzi, che adesso in questo momento si stanno portando avanti con delle responsabilità e con delle cose che dicono che lo fanno, diciamo. Mi sto fidando abbastanza ciecamente. E per quanto riguarda invece le cariche attualmente presenti a Messina, come il presidente della provincia ricevuto, oppure il prefetto Alecci o l'autorità portuale De Simone, si fida di qualcuno di loro e pensa che abbiano fatto qualcosa? Ma io mi fido delle persone che dicono delle cose e poi le promettono delle cose. Le chiacchiere non vanno bene, dico. Una volta magari sì, ma adesso la gente è stanca e vuole del cambiamento. Guarda, chi mette, metti. Tutta una pasta. A chi mette, mette, tutta una pasta. C'aveva un nostro sindaco, si pigliava tutti i venti. Cosa faceva? Cosa faceva? C'abbiamo gli alberi qua che toccano a terra. La gente passa e si rompono i coni. Ciao Giovanni, ci stiamo facendo E si rompono i coni. Vabbè, non si vede mai un'anima viva a tagliare una foglia. Che ne vedono a qualcuno di noi che rompiamo una rama, ci mandano in galera. Inutile, inutile. Ma questa trasmissione qua Nemmeno tu Presidente della Repubblica, di nessuno mi fido. Sono uno più ladro dell'altro, tutti, completamente. Dopo 70 anni me ne sono accorto ora. Le persone quando sono messe nel contesto funzionale danno il meglio. Dire fidarsi o non fidarsi è un fattore solamente personale. È ovvio che noi tifosi di l'una o dell'altra dobbiamo in qualche modo intravedere qual è la cosa migliore, quindi la scelta migliore. Ma qualsiasi scelta viene fatta, il sistema lo induce al male, quindi il pensiero puro che ho verso un deputato si scioglie, diventa friabile ed ecco la non funzionalità che diventa la regina della nostra civiltà. Insomma, per niente, per niente, completamente. Non credo a niente, forse il prefetto si salva, ma quelli della provincia non penso. Assolutamente no. Assolutamente, però è categorico, no. Diciamo che la fiducia non c'è, però comunque se non si va a votare, secondo me non si espone la propria idea, la propria opinione, quindi le cose non cambieranno mai, perché comunque chi deve andare a votare andrà comunque. E rischieremmo solamente di far rieleggere le solite persone, quindi chi vuole veramente avere un'opinione di opposizione deve comunque andare a votare per esprimere le sue posizioni, le proprie idee.
Assolutamente non credo che abbiano fatto qualcosa, abbiano apportato insomma qualcosa di buono per la nostra città, altrimenti già certe questioni sarebbero risolte. Invece mi meraviglio di certi, per esempio, volantini elettorali dove ci si vanta di cose che in fondo non sono state neanche portate a termine. Adesso io, diciamo, non c'è molto da commentare al riguardo, perché la gente vede i fatti e dai fatti si può comprendere e poi andare a votare. Magari chi si crede possa cambiare effettivamente le cose, ovvero credo la società civile. Guardi, questo diciamo è un tema alquanto molto delicato. Sì e no, ripeto, io punto sui giovani, su tutto. Diciamo che proprio fiducia non è il termine che utilizzerei. Diciamo che ci sono sicuramente le persone che possono apportare dei cambiamenti positivi, anche se non è facile discernere, ecco. Qualcuno secondo me che può apportare qualcosa di positivo c'è? Onestamente io no, perché non ho fiducia completamente nel sistema. Non mi sembra, per come è stato avviato e come si è protratto nel corso degli anni, onestamente siamo a un punto in cui non so se anche una persona con delle buone intenzioni possa riuscire poi effettivamente a fare quello che vuole, per il semplice fatto che c'è sempre, secondo me, una buona maggioranza che punta soltanto a fregare il più possibile, cioè penso che sia così. Spera in un futuro cambiamento con queste elezioni? Si deve per forza sperare in un futuro, soprattutto per Messina, che lo sappiamo è disagiata in tutte le sue strutture, ci sono cose che non vanno per niente bene. Si spera solo in un futuro migliore, anche per questi giovani che non riescono ad avere attività lavorative, e anche volendo non permette allo Stato, perché le tasse sono tante, per cui uno deve avere un po' le spalle coperte. Ecco. È l'unica maniera che abbiamo, lo strumento democratico, il voto, no? Sì, perché siccome sono anche disoccupato, per vedere se c'è un cambiamento tramite questa votazione, ci spero tantissimo. Sì, cercheremo di, vediamo, diamo una svolta a livello proprio politico a Messina, perché la situazione per noi giovani è quanto deleteria, per cui sperando che ci siano nuove persone, nuovi politici che possono dare, soprattutto ai giovani, rinvigorire praticamente proprio il sistema politico e far sì che noi giovani possiamo avere una speranza anche a livello lavorativo. Voi pensate che non andando a votare possa cambiare qualcosa? No, assolutamente no, però io ancora sono anche poco informato a proposito, e poi sono di Milazzo, quindi per quanto riguarda Milazzo non c'è mai stata una persona degna di avere quell'incarico che deteneva, e poi per la regione ancora non ne ho proprio idea, nemmeno su chi votare. Diciamo che io ancora non mi sono dato da fare a informarmi, fare cose del genere, può essere che andrò, però mi ha colpito molto la frase di un filosofo, che dice: se votare potesse fare differenza, non ce lo farebbero fare. E sta cosa mi ha un tantino colpito.